In uno stadio semideserto, difficile dar torto agli assenti, stavolta visto lo spettacolo oggettivamente misero. Il Pescara non va oltre un mestissimo pari interno contro il Perugia. Ritmi bradipi, soprattutto nei primi 20, sembra un amichevole più che un match decisivo in chiave playoff. Pillon recupera solo in parte, Brugman gioca, ma non è al massimo. Strappa applausi al 63esimo con una mezza girata acrobatica più bella che letale. Il gol abruzzese arriva su palla inattiva. Il calcio piazzato del capitano è respinto dalla barriera avversaria, la sfera va a depositarsi sul destro, piede educato dello spiritato Memushai che dalla distanza la piazza all'incrocio. Un boato nel deserto, un lampo nel buio, il delfino annaspa come il sinistro senza tragitto dell'albanese al 39esimo. Il 4-3-3 fiacco, spunti isolati di Marras e soprattutto Sottil, ma i figli di una trama. Metà campo di lotta, più che di governo, Bruno Franca bolla verre, ma verticalizza poco. Il Perugia prende campo nella ripresa. Ciofani evita il peggio, salvando sulla linea. Vido punge subito dopo. Falzerano usa il contagiri sullo scarico. Lec Satalantino in avvitamento beffa Fiorillo con un lob di testa. Il sale nella coda. Bruno evita il patatrac, immolandosi sullo shoot di Vido. Cartellini pesanti nel finale. Salteranno Carpi, i diffidati Bruno e Scogliamiglio. Va a farsi la doccia all'82esimo il perugino Sgarbi per un doppio giallo. Solo nulla di fatto per Pillon. Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore.